Ok, signori miei, ben ritrovati sul canale, sempre col nostro Metro 2033 Redux per PlayStation 4. Siamo in una zona che non pronuncia nulla, nulla, nulla di buono. Carichiamo un po' la torcia. Pieno di sti bastardi bibliotecari, sono veramente fortissimi, troppo forti. Allora, raga, ma ho notato adesso, ma lì ce n'è uno che dorme. E secondo me, allora di lì non c'è la via, no. Io direi di fargli una sorpresa al napalm, tipo questa. Perché si è svegliato prima che arrivasse? Dai, crepa. Ottimo, ha funzionato. Ok, questo ce lo siamo tolti dalle palle. Ecco, adesso arrivano i suoi cugini. Ma quanti ce ne sono in questa zona del cavolo? Carica, va. Ok, abbiamo ancora una granata. Proviamo. Cazzo. No! Porca puttana! Curati! Porca troia, con un colpo quanto mi fanno di danno! Dove sei? Ho buttato via anche l'ultima granata. Merda! Porca puttana, sto qui, guarda, mi glitcho qua. Sto usando tutti i colpi. Devi morire! E non muore. No, non ci credo, cioè, non è ancora morto. Devo cambiare il filtro. Cambia, 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 cambia. Madonna, signori, qui è... Oh! Oh, ma sei stronzo, eh? Non ho più un cazzo, mi tocca usare... No, ma è impossibile che non sei morto. È impossibile. No, 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 c'è qualcosa che non va. Cazzo, mi sta facendo usare tutti i proiettili. Alleluia! Madonna, guarda, c'hai più buchi tu che un puntaspilli. Porca vacca, signori, che difficoltà. Fortuna che, ragazzi, questo qua è il punto glitch, eh. Qua in mezzo l'ho fatto andare in confusione. Ottimo. Mamma mia. Adesso speriamo non arrivino altri, perché veramente sono un po' stanco di questa situazione. Ecco, grazie. Anche la maschera nuova, che abbondanza. Grazie, amico. Trovo bene, comunque. Bello in forma, tonico. Cos'è sta roba? Stalagmiti luminescenti. Famose stalagmiti all'uranio. Oh, cermoglietti. Dio, ti prego, salvami da questa situazione e ti ringrazierò. No. Andare di là. Qua ci si butta giù, non ci provo nemmeno. Togliamo la luce, un po' più bello, che magari... No! No! E non mi ha dato niente. E questi coltelli? Beh, intanto un coltellazzo, se riesco a tirare... Merda! Non possiamo più tornare su. Dorme? Sì. Vabbè. Quindi con due coltellate, cosa ho fatto? A parte farlo incazzare come un'aquila. Certo che se tu venissi qui a dare un occhio, io ne sarei lieto, dato che qua sopra mica mi prendi.
non ci viene. Ops. Ops. Ragazzi, facciamo una cosa. No, com'è che si fa così? R1. Ne abbiamo 516, dai, chi se ne frega. Usiamo i colpi militari, perforanti e super potenti. Non ho voglia di morire. Dai, vieni giù, bastardo. Vieni giù che c'ho la sorpresa. Così sentiamo anche se fanno... E la madonna! Sono incendiari! Addirittura! Ah, c'è ancora addosso i miei... Sto nel culo! Ragazzi, proiettili militari, potentissimi! Posso togliermi la maschera? Forse sì, bene. Così non la rovino, che se mi dà un pugno, quello mi spacca tutto il vetrino. Comunque, raga, ottimi! Ottimi! Ottimi, sto spendendo... Ok, usiamo ancora un caricatore. Carico il pompa, sì. Anche perché del pompa stiamo ormai... scarseggiano, eh? Cos'era una chiave? Questa era una chiave, signori. C'era l'accetto rosso. Perché sento rumori quando cammino qua? Prego, basta, fatemi andare via da questa zona. Una cassaforte, se c'è la chiave c'è la cassaforte. Io la voglio, perché ne ho bisogno in questo momento più che mai. Madonna, mi faccio tutte le pare del mondo. Qui? Ovette. Che non sono ovette però. Basta, non fare... Ah, un attimo che carico perché... mi piace la luce tosta. Però non al momento. Andiamo pianino. Ti prego, ti prego. Non c'è un tubo qui. C'è un tastierino. Come faccio? Poi c'è un hotel qui. Ok, qui si apre, ma diamo un occhio come Dio comanda da queste parti. C'è il PC. Telefono rosso dei servizi segreti. Eccola! Merda, non l'avevo vista. Yes. Dammi tutto. Ladro, hai guadagnato un trofeo. Ottimo, vuol dire che ho aperto un sacco di cassaforti. Mi ha dato del ladro. Beh, ladro, insomma. La chiave l'ho trovata, la chiave ce l'ho. Ti prego, dimmi che siamo salvi. Quella porta lì è spesso un centimetro di... Oddio, ma questo è un cavò. Ah, ma è vero, noi siamo in questa... negli archivi, siamo negli archivi, stiamo cercando le informazioni per la base missilistica, perché dobbiamo andare a scatenare un abominio atomico nucleare. È questa, Artyom? No, se lo apri vedi che cosa c'è dentro. Comunque non è che se tiri fuori il quadernino non piace a te, vada buttato via, eh. Non è questo il discorso. Comunque le animazioni qua sono più belle che... Niente, non le guarda neanche. Guarda, sei un... Ecco! I codici di lancio! Eccolo qua! L'hai trovato, Artyom? Sei contento? No, ti prego, devo tornare indietro di qua. Comunque, ragazzi, guardate, queste sono belle animazioni. Guardate com'è. Oddio. Vai, ce l'abbiamo fatta, grande. Porca Avevo puttana. Avevo trovato i documenti sulla D6. Vai. Ma Miller non era ancora tornato. Senza il suo aiuto non sapevo se sarei uscito vivo dalla biblioteca. E tutto dipendeva da quello. Bene. Signori, noi ci salutiamo qua.
questa zona nuova ce la facciamo nel prossimo video. Abbiamo trovato i documenti per lanciare che toponi, che per lanciare i missiloni. Ah, devi andare di lì. Basta però, cosa fai? Orco cane, che zona, che bello. Ecco. Ah! Godo. Godo. Dove vai, amico mio? Ti ci posso portare per 50 pallottoli. Siamo già amicissimi io e te. I soldi ce li ho, ti pago. Così ce l'hai fatta. Ah, ma allora sei tu. Ne dubitavo. Hai trovato qualcosa? Sono i miei amici Ranger. Ok. Si parte! Allora, dove andiamo? In chiesa, Artyom, il nome Khan, ti dice qualcosa? Sì. Ci ha aiutato a trovarti. Certo. Ancora non so come abbia fatto. Il nostro amico Khan, figa, lo spiritico. Un po' di musica? Vai. Certo, vai. Ah, sempre quello, un po' di... Wow! Però qua non proseguire troppo. Anzi, facciamo così. Boh, signori, noi salutiamoci, riprendiamo nel prossimo video, sta andando molto bene, speriamo continui così. Io vi saluto, vi ringrazio sempre per le visual, fatevi sentire, lasciate mi piace se il video vi ha divertito. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti e grazie.